Let me down. Let me down. Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft, secondo episodio di questa serie. Ragazzuoli, ho molte notizie buone per voi. Partendo dal fatto che prima di tutto voi direte: ma dov'è che ti trovi di preciso? Cioè, nel senso, eravamo nel ghiaccio, eravamo in un'isola con un palo di legno. Sì raga, diciamo che mi sono spostato un secondo, vi ho già spoilerato una cosa. Come potete vedere, noi eravamo prima lì in quel posticino, in quell'isolotto. Mi sono un po' spostato con la barca e mi sono diretto verso questo posto, che diciamo era un po' più abitabile, si può dire? Ecco. Come potete vedere, raga, mi sono già fatto una base, una base minima, però dai, ci sta. Vedete? Qui ancora, per esempio, c'è da metterci il vetro. Come potete vedere, il posto è veramente figo, quindi secondo me ci sta. Oh my god, attenzione, in live. Tutto in live, raga. Te levati. Il mercante è live, raga, il mercante è live. Onesto, ci sta. Bella. Altro raga, uno bianco e uno marroncino e giallone dopo. E però fatti vedere, no? Faccia a faccia, no? Che dici? Comunque raga, di novità ce ne sono poche, ma molto 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 interessanti. Oltre al nostro mercante, raga, ho iniziato a sistemare qui tutte le cose. Potete vedere che ho messo tutti i blocchi, cioè tutti i materiali, più che altro il cibo, la barca, la cipolla. E di qua tutti i blocchi, va bene? E direte: Davide, come cavolo hai fatto a prendere tutta questa pietra? Ho iniziato degli scavi. Esatto ragazzuoli, ho iniziato degli scavi. Volevo vedere di riuscire a trovare una caverna. O insomma, all'inizio volevo trovare un po' di ferro per iniziarmi a fare un'armatura. Ma ad un certo punto, ragazzi, mi sono ritrovato davanti questa cosa qua. Ora ve la faccio subito vedere. Mi son fermato subito, raga, non sono andato assolutissimamente avanti. Eccola qua. Ho trovato della lava, come potete vedere. Stavo scendendo, sentivo un rumore di lava, raga, e mi sono accorto che qua. Ma che cazzo. No, raga, non ci credo. Non è fatto apposta, ve lo giuro. Non è fatto apposta. Cristo Dio. C'è anche del ferro, buono, raga, il ferro. Anche perché non posso prendere diamanti. Madò. Raga, si era fatta apposta. A quest'ora mi ero già fatto il piccone di ferro, ve lo giuro. Quindi raga, GG. Ma quanti poi? 1, 2, 3. Buonissimo. Bene, raga, 3. Allora, io raga, io aspetterei a prendere questi diamanti, perché vorrei un po' sentire i vostri pareri. Se li dobbiamo prendere subito, se bisogna aspettare un po' di tempo per farci il piccone con fortuna, se si troverà ovviamente, perché è molto molto complicato. Comunque raga, ditemelo voi se bisogna prenderli o meno. Io intanto, siccome ho trovato anche un po' di ferro, ecco, si sale da qui, vedi. 1, 2, 3. Perfetto, ho trovato anche un po' di ferro. Io raga mi ci andrei a fare, guardiamo quanto ne ho. 6, potrei farmici subito un bel piccone di ferro. E poi guardiamo se ci esce anche una spada oppure un pezzo di armatura, ma non credo. Intanto raga, volevo ringraziare Andrea 008, che mi ha consigliato di fare un tempio per gli abbonati e per gli iscritti. E state tranquilli raga, che lo farò sicuramente. È solamente che adesso raga non so, perché mi mancano ovviamente un botto di materiali, quindi ancora è troppo presto per iniziare a farlo. Comunque raga, per qualsiasi consiglio voi mi vorreste dare, scrivete qualsiasi commento raga, qualsiasi commento vi venga in mente, qualsiasi consiglio semmai, ecco. Allora, facciamoci i nostri... No, mi servono degli stick, se magari riesco. Perfetto, spada e piccone fatti. Adesso, raga, vorrei, oltre che uccidere questo suino, grazie della carne, vorrei andare a vedere se quello scheletro laggiù in fondo ci droppasse magari un pezzo di armatura. Ho visto uno scheletro in lontananza qui, con un'armatura fatta completamente d'oro. Chissà se è despawnato. Ok, penso proprio sia despawnato. Oppure no? E invece no, madonna. Oh shit. Attenzione! Primo arco della serie.
Ci sta, raga, l'arco ci sta. Ci può servire, in effetti. Carbone non fa mai male, raga, lo prendiamo. E qui c'è innanzitutto c'è un'altra caverna molto molto grande. Oh shit, raga. Veramente troppo troppo grande, forse. Ok, te no voi non siete simpatici per nulla, devo dire la verità. Voi due non siete simpatici non poco, proprio per nulla. Per nulla, ho detto. Una alla volta forse riesco. Uno fatto. Ok, vieni qua. No. Raga, ma cosa mi vuol dire? Ma che c'è uno spawner? Che mi significa questo? Per non saper leggere né scrivere, raga, io mi prendo il nostro carbone. Fuck, mi ha fatto prendere un colpo, mortacci sua. Ma io non lo so, guarda. Sto Minecraft mi vuole proprio male. No. No. No, 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 non voglio farti male, te lo giuro, guarda, te lo giuro. Siamo amici, Enderman, non mi raccomando. Volevo solamente prendere il mio ferro. Raga, ci serve, almeno un'armatura se vogliamo andare avanti nella serie, ci serve. La prima ovviamente la faremo di ferro, raga, anche perché non penso riusciremo a far prenderla e a crearla subito di diamante. Oh, eccolo qua il nostro mercante. Finalmente ce l'hai fatta a ridiventare visibile, eri tutto trasparente, mortacci tua. No, dai, non ti voglio uccidere. Sei bravo amico e resti qua. Comunque, raga, abbiamo preso un bel po' di ferro, eh. Devo dire la verità, abbiamo preso un bel po' di ferro. Inizieremo anche presto a fare un po' di farm. Tra l'altro, la prima sicuramente sarà la farm di pesca. Dovrò guardare un po' di un po' di tutorial perché è difficile. Cioè, non mi ricordo quasi per niente di come si faccia una farm di pesca. Anche perché viene fixata praticamente ogni patch. Scalpetti fatti, sempre di ferro. Aspettiamo che finiscono. Anzi, forse un secchio lo sai che me lo faccio? No, forse no, dai. Comunque, ma quante cose nuove che non ho mai visto. Ganze, ganze. Calderone? Ma calderone c'era. Questo qui è nuovo, non l'avevo mai visto. Bello, bello, mi piace. Dicevo, aspettiamo che si cuocino anche quegli altri due o tre pezzettini di ferro. Guardiamo se riusciamo a farci anche, che ne so, l'elmetto. Ci potrebbe stare? Ma sì, dai. E intanto io direi di tornare indietro. Non so perché così vado a giro. Ma io ho una missione da compiere, raga. Vi ho fatto vedere la caverna. E questa caverna bisogna espugnarla da tutti i mali. Quindi andiamo esplorare la nostra caverna. Eccoci qua. Cerchiamo di non cadere nella lava, magari. Cerchiamo di non morire subito al secondo. No, raga. No, non ci credo. Cioè, non ci credo. Non ci credo mai. Altri fucking diamanti, ma siamo seri? Ok, pietra rossa, buono, nuovo minerale, onesto. Lo andiamo subito a prendere, ovviamente. Prima però controlliamo tutto per bene. Ok, cerchiamo di. Madonna, ma questo è proprio un lago, raga. Ecco. Ovviamente, raga, mi dovrete dire ancora se. No! No, 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 no,
Stavo per dire, dovete dirmi voi nei commenti se bisogna prenderli, anzi se dovrò prenderli subito o se dovrò aspettare un piccone magari con fortuna per vedere se riuscirò ad accumularli magari un po' di più. A voi la scelta, raga, a voi la scelta, anche perché vi ricordo che se metto, se devo utilizzarlo con un piccone con fortuna, raga,
lo dovrò mettere per forza in un piccone di ferro. Quindi, non lo so, scegliete. Ok, qui si allarga. Bella, mi piace sta caverna, raga. Me gusta, me piazza proprio. Vedi, vedi, qui fa giretto, madonna ragazzi. Ok, niente raga, era un vicolo cieco gigantesco praticamente. Un super mega vicolo cieco. Torniamo indietro, va. Oh, sono belli questi diamanti. Guarda, 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 lezzo proprio, lezzo. Andiamo a prendere i nostri ferri giacotti e niente. Guardiamo se riusciamo a farci un po' di armatura. Un po' di armatura in più, dai, non ci sta. Vediamo quanto è buggato. Menz, 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 menz. Ok, basta. Oh, ma quanta gente che c'è a farci compagnia. Quanta ce n'è, raga, quanta. Sono proprio felice, sì. Madonna. Il nome di questa serie. Iacce, iacce. No, 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 non esplodere, non esplodere, non esplodere. Non devi esplodere. Ma questo sono già affogato. Ma questo sono già affogato. Grazie, 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 grazie. Grazie, bro. È diventato affogato e mi ha. Quello che cos'ha in mano? Ah, ok. Ha una conchiglia. È diventato affogato e mi ha lasciato il caschetto. Anzi, guarda, me lo metto proprio subito. Ecco fatto, grazie mille, Fra, del regalino. Non dovevi. Ok, mancate voi due, dai. Oh, grazie anche della conchiglia. Quanto sono gentili, raga. Quanto sono gentili. Intanto, raga, livello 10. GG. Livello 10. Suino. 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 Suino via. E va bene, raga, ci sta. Facciamo così, raga. Iniziamo a farci un orticello. E per avere un po' di cibo, magari, di scorta, direi. Facciamocelo qua, va. No. Vuoi grano? Vuoi questo? O vieni da me? Vieni da me se vuoi questo, vieni. Vieni, vieni. Ma se ti seguo come lo dai, giusto? Sì, vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, te lo do, vieni. Cos'è quel posto brutto? Non mi piace. Questo posto qui è un bello posto, è un bello posto, vieni, vieni. Perfetto. Ok, mi fido, ti seguo. Vieni, vieni. Andiamo, che c'ho Ehi, ehi. fame. Madonna, ragazzi. Ma guardate raga che gli faccio a questa porella. Brava. Scendi. Mens. Lezzo. Lezzo proprio. Guarda lezzo. Che cazzo fai, budello di Madonna. Duma? Ok, basta raga, bisogna fare. Ecco. Fail. Devo essere veloce. Non scappa. Mens. Guarda, guarda. Guarda, Madonna, guarda, guarda che salta, Madonna, ragazzi, guarda, guarda. Lezzo, guarda, guarda. Sì, comunque mi servono, faccio o no? Cristo Dio. Sì, dai, orto, diciamo fatto, possiamo dire? Ok, adesso mancherebbe solamente un po' di recinto, ma ragazzuoli, lo andremo a fare nel prossimo episodio. Andiamo prima a vedere se riusciamo a farci altri pezzi dell'armatura. Ok, magari non con il vetro. Perfetto, raga, 19. Credo di farceli tutti. 1, 2. Ottimo, raga, ottimo. Armatura completata con il caschetto d'oro del nostro zombie ci ha regalato. Fatemi uscire, se no spacco tutto. Spacco qualcosa sicuramente. E dai, chiudi. Ok, ragazzuoli. Per questo episodio, per il secondo episodio di Minecraft, è tutto. Abbiamo trovato un botto di diamanti. Dovete scrivere qua sotto voi nei commenti se le dobbiamo prendere, anzi le dovrò prendere ora, quindi subito, o se no se dovrò aspettare il piccone con fortuna. Mi raccomando, raga, arriviamo almeno a 55 like, raga. Per ogni episodio 5 like di più. E se ancora avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete il video con tutti i vostri amici. Cerchiamo di far appassionare tutti i vostri amici, compresi voi, a questa serie di Minecraft, perché più siamo e più ovviamente episodi porterò. Noi ci becchiamo presto, magari in live, oppure in un altro video di Minecraft o su Fortnite. Bella bella raga, bella 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 bella. Menz, 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 menz.